Alcuni genitori mi chiedono: "Maestra, mio figlio ha iniziato la prima elementare e sfogliando i suoi quaderni vedo che scrive le letterine e i numeri al contrario. Devo preoccuparmi?" No, non devi assolutamente preoccuparti. È un fenomeno comune in tutte le culture. Si chiama simmetria speculare e la capacità di riconoscere immediatamente un oggetto, un animale, una persona vista da tutte le direzioni, destra, sinistra, sopra, sotto. Per esempio, un bambino riconosce un gatto in qualunque posizione esso si trovi. Quando il bambino impara a scrivere, applica questa simmetria nella scrittura e nella lettura. Quindi per lui la P in stampatello minuscolo è uguale alla Q, oppure 6 è uguale a 9, oppure scriverà la E al contrario, o anche intere paroline. Gli esercizi che si trovano sui libri di prima elementare in cui si chiede di riconoscere le vocali hanno la finalità di distinguere la lettera nella direzione corretta. Come aiutare il bimbo a rompere la simmetria? Con esercizi pratici. Fare osservare che un oggetto è sempre lo stesso visto da qualunque angolatura. La letterina invece ha solo una direzione. La scrittura speculare non è sintomo di dislessia. Se la scrittura speculare si prolunga oltre gli 8-10 anni, allora potrebbe essere necessario un controllo. Il bimbo che scrive in modo speculare non è meno intelligente di chi scrive subito in modo corretto o faccia più fatica ad apprendere. Se vuoi saperne di più, riguardo all'argomento, scrivi a corsigraf.trim@gmail.com. Se l'argomento ti è piaciuto, lascia un mi piace e clicca in basso. Troverai i miei corsi presso l'Università Popolare del Sociale.